descriviamo lo scenario dei prossimi 10 anni di politica regionale, basta, no? 10 anni basta, sì. Ma partiamo anche da qualche riflessione che ho colto e che vi fa piacere che ricordiamo quelle che sono state anche delle idee che più tempo passa, più si conferma che ha un senso. D'altronde si paga il prezzo di vedere oltre la siepe con una certa velocità. Questo è un prezzo che ho sempre pagato, ma non mi ha mai fermato nelle mie riflessioni, ma soprattutto nell'azione, perché poi la riflessione fa parte dei filosofi. L'azione fa parte del vero politico, dell'amministratore, ed è quello che abbiamo sempre cercato nella nostra così posizione di imprimere, mi permetto di dire anche come classe politica, perché ne abbiamo sfornate classe dirigente, ne siamo orgogliosi. Danilo sicuramente è un esempio di questa classe dirigente, perché va avanti, si evolve, va oltre quelle che sono anche le origini. È logico che va rifondata il sistema Sicilia, e va rifondata da tanti punti di vista. È logico che non è pensabile che ancora discutiamo di un intercomunale Santa Teresa, Limina, e non si è messi d'accordo neanche per fare l'accordo di programma. Onestamente mi girano le balle. Perché? Perché ho fatto 70 accordi di programma come sindaco della città metropolitana. Questa dimostrazione che quando poi si è in un contesto eccessivamente individualista non si ottengono i risultati, ma la gente ormai non si pone il problema se è amministrato da Campanile Limina, da Campanile Savoca. La gente vuole i servizi e soprattutto vuole vivere il proprio contesto anche con quelli che sono standard di qualità, perché il tema è questo, perché la vera scommessa, futura scommessa di tutti i palazzi municipali è l'ottenimento delle certificazioni di qualità, che farà la differenza. Qui abbiamo iniziato con la bandiera blu, ma c'è da discutere su tanti altri fronti, e che quindi costringe i palazzi municipali a agire con una visione strategica di area vasta, che sostanzialmente significa entrare poi nel dettaglio di ciò che esiste e ciò che non esiste, e quindi definire una volta per tutte quello che avete accennato. È inutile che c'è un palazzetto chiuso a distanza di 5 km e poi ne finanzi un altro che magari non ha certe caratteristiche. Beh, sto lavoro l'abbiamo iniziato noi ora col piano strategico metropolitano, l'abbiamo iniziato mesi fa, stiamo arrivando alla conclusione, chiuderemo il piano strategico a settembre, dove abbiamo suddiviso il territorio in modo abbastanza semplice, partendo dalle vallate quindi e definendo con una ricognizione ben precisa quel che esiste e quel che manca, e questo naturalmente costringendo dall'alto a ragionare con questa visione insieme. Certo, farò il presidente della regione siciliana? Certo che lo farò, di questo non dovete avere dubbi, perché sarà così. E quindi in questo includo quello che secondo me va modificato. Intanto rompiamo questo quadro palermocentrico, ovviamente non parlo del mio amico Figuccia perché pure lui è d'accordo con me. La visione palermocentrica è quella di avere una regione siciliana che fa pagare il pizzo legalizzato al territorio, e quindi siccome deve gestire anche quando andiamo al cesso, perché una classe politica che non ha una visione d'insieme, che non sa sfruttare la piattaforma euromediterranea che noi rappresentiamo, ha bisogno di andare a controllare quando Pippo Arpi va magari al cesso, perché così controlla la vita di Pippo Arpi, che non ha la capacità di fare altro. E allora ecco, ho citato te perché sei più alto, Pippo, rispetto agli altri, là in prima fila. Allora, quando ti trovi con una regione siciliana che continua a fare questo, è logico che va totalmente rifondata e decentrata. Quale sarà la regione siciliana di Cadeno De Luca? Ecco, potete prendere appunti. Non gestirà, decentrerà il territorio, ripartiranno i sistemi nuovamente provinciali e i comuni saranno ridotti di 2/3, perché 500 comuni non servono, non servono, ed ecco qual è la vera rivoluzione. Cosa dovrà fare il Parlamento siciliano, il governo regionale? Ma è semplice, dovrà fare lo Stato nello Stato, cioè prendere quel ruolo che ci appartiene come statuto di autonomia e svolgerlo una volta per tutte. Come dico sempre simbolicamente, se deve dare un colpo d'ascia
a tutto ciò che proviene dalla Sicilia e va nel resto d'Italia o nel resto dell'Europa, come le nostre risorse energetiche, lo deve fare basta. Perché diversamente continueremo a essere sempre pisciatoio, prima era dell'Italia, ora dell'Europa. Il nostro mercato non esiste più perché siamo invasi dal mercato estero, ovviamente siamo stati stuprati in quello che era la nostra identità economica, proprio perché tutti i nostri prodotti ormai sono, si è deciso attraverso una serie di sostegni di oppio, però quando arrivava l'oppio ci faceva comodo perché mettere a regime di non coltivazione i nostri territori era importante perché ci arrivavano i soldi in tasca e di conseguenza non si coltivava. Il risultato è stato che un grande dissesto idrogeologico, l'invasione del nostro mercato da altri prodotti e come sempre abbiamo fatto, come dicono sempre ad Oxford, la figura delle pirla a cubo. Questa era la Sicilia immaginata nel nostro statuto d'autonomia? No. E tutto questo perché? Perché la nostra, il nostro disegno poi organizzativo di amministrazione è quel disegno che serve ai politici scarsi, a quelli che non hanno una visione, a quelli che non si vogliono sporcare le mani amministrando, ma semplicemente a quelli che vogliono gestire potere, come ci chiamiamo noi, la politica dei soldatini. Beh, tutto questo dovrà sparire, certo, c'è un percorso da fare, lo stiamo facendo. È un percorso molto duro perché è ovvio che significa essere sempre bersaglio quando poi ti metti a confronto con questi sistemi, ma come diciamo sempre ci siamo sempre difesi a mani nude e continueremo a farlo ed è logico che non accetteremo supinamente che la Sicilia resti questa. Il lavoro lo stiamo portando avanti, in questo momento abbiamo nel Parlamento siciliano chi sta tenendo questa bandiera, che non è solo Danilo Lo Giudice ma è anche Vincenzo Figuccia, che ci siamo conosciuti all'interno del Parlamento e poi le reciproche follie le abbiamo condivise in più occasioni. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che questa terra ha tutto. Noi, a differenza degli altri, non ci manca nulla, ci manca soltanto quella voglia di rimboccarci le maniche e ritornare alle nostre origini. E la nostra origine non era quella comunque di passare in una subordinata rispetto a quelle che sono state politiche di governo come ci hanno poi ridotto in questa fase. Era quella di continuare ad essere baricentrici e soprattutto, la storia è chiara, ma noi non possiamo neanche vivere di storia perché quello che io non sopporto sono le sedute spiritiche che cercano di rievocare il tempo passato, che magari chi è che fa le sedute spiritiche è il peggior nemico della Sicilia. Allora la parte diciamo storica ve la risparmio, ma quello che in ogni caso vogliamo fare e portare avanti in termini definitivi è questa rivoluzione che la Sicilia merita, la meritano anche i siciliani. Tutto questo lo stiamo facendo iniziando, portando avanti il nostro percorso all'interno delle istituzioni municipali. Dove abbiamo amministrato ci siamo distinti, questo sì, e continuiamo a distinguerci, questo sì. D'altronde perché tante cose si fanno a Santa Teresa e in altri comuni no? Perché tante cose si stanno facendo ora a Messina e prima non si facevano e in altre città no, ma semplicemente perché noi amministriamo, non facciamo politica all'interno dei palazzi municipali. La parola d'ordine che ho sempre dato, Danilo lo sa, non si fa politica nei palazzi municipali, nei palazzi municipali si amministra, amministra significa che tu devi avere la capacità di capire i problemi che ha quella comunità e trovare le soluzioni. Diversamente, se pensi di stare lì perché devi pensare alla prossima tappa e quindi nel fare politica e conquistarti il consenso te lo conquisti col buon governo. Se governi bene, non è vero che la gente non capisce, la gente capisce e ti premia. E dove noi siamo stati?
siamo stati capiti, magari non subito, perché anche da questo punto di vista la nostra visione non è comune, ma il tempo strettamente necessario per essere capiti dai fatti. Questo ci ha portato a distinguerci e ad essere eletti in continuazione. Sarà così fino a quando arriveremo definitivamente alla conquista di Palazzo d'Orleans. Se avete qualche domanda, fatemela, perché approfittate che è un momento, questo, una parentesi storica, perché segnatevi le cose che vi sto dicendo, che poi direte cazzo, l'aveva detto lì a Villarraga. Abbiamo preso appunti, no, una domanda che sorge spontanea a questo punto, visto che qualche settimana fa aveva detto che non le interessava la presidenza della regione, stasera è stato perentorio. Quello che chiedo è... Ma lei che l'ha detto quando? Certo. Io ho detto uno scenario di 10 anni, poi si sta 2 anni, o fra 8. No, la domanda è... Buon Dio solo sa. La domanda è, ci sarà una ricandidatura a Messina oppure la tappa a Palermo giungerà prima che possa essere completato l'eventuale doppio mandato a Messina, perché ovviamente si dovrebbe tornare per le urne? Ma io in questo momento sono orientato a completare il mio giro su Messina, che richiede ancora un'altra candidatura, ma questo non significa che da questa villa non esca il prossimo candidato alla presidenza della regione, non è che c'è solo Caviano De Luca, c'è anche Danilo Lo Giudice, scusate, cioè, quello che ancora non c'è, noi non siamo prevedibili. E meno male. Allora, per ora il concetto, io già so come finirà la prossima elezione e anche quelle di fra 8 anni, vi posso scrivere un bigliettino già cosa succederà. E allora una cosa è certa, noi saremo protagonisti della prossima campagna elettorale alle elezioni regionali. Poi se il candidato è Caviano De Luca, Danilo Lo Giudice, non ha importanza, è il progetto quello che è importante e soprattutto è fondamentale che alla prossima occasione noi mettiamo dei punti fermi per scardinare quel sistema. Dopodiché, se il messaggio è aspettando Godot, cioè Caviano De Luca, che completi la sua azione a Messina, e nel frattempo già c'è la posizione all'interno del Parlamento siciliano che cominci a fermare o quantomeno a condizionare il positivo il sistema, è anche possibile. Quindi sono tante variabili, grazie a Dio abbiamo gli uomini e le donne per poterci permettere di fare anche questo.